Ragazzi, è lo spettacolo che lei porta in scena in questi giorni a Caserta. Ieri sera c'è stata la prima e questa sera la replica, così anche domani. Ieri sera com'è andata? C'è il teatro esaurito. Bene, sai dire un contatto con l'artista di fuori nel palcoscenico per parlare di arte, per parlare di cultura. Noi siamo un paese povero di ricchezze, non abbiamo petrolio, non abbiamo carbone, non abbiamo tante materie prime che servono alle industrie, però siamo ricchi di cultura e dovremmo coltivarla, questa cultura, rispettarla e propagandarla molto meglio di quanto non facciamo. Abbiamo dei tesori, quali possono essere Pompei, l'antica Pompei, la Reggio di Caserta, per esempio. E invece leggevo sul giornale che proprio la Reggio di Caserta ha perso 90.000 presenze rispetto all'anno precedente. Pompei si è ridata a pezzi. E non sempre è colpa della natura, delle intemperie, sono anche danni provocati dall'uomo, perché l'Unione Europea deve dare dei soldi per, questa, per la manutenzione di Pompei. E allora c'è chi vuole partecipare a questa torta, che la fa uno. Credono che siamo scemi, che non lo capiamo, insomma, lo capiamo molto bene. E quindi voglio dire che, a parte gli esempi che ho citato, noi in Italia potremmo vivere molto, ma molto meglio di come stiamo, se appunto questo patrimonio venisse sfruttato e coltivato e curato amorevolmente, a dovere, e nella cultura, che invece è tanto trascurata da tutti i governi che si sono succeduti. E' incluso anche il teatro. Che cosa significa per lei il teatro? È il racconto della lotta quotidiana che fa l'uomo per dare un senso alla propria esistenza. Il teatro è una metafora della vita. Naturalmente il teatro ha il dovere di comunicare al pubblico delle belle emozioni. Questo è molto difficile, non è da tutti essere capace di fare questo. Non deve comunicare solo un facile divertimento superficiale, ma deve far riflettere, come per esempio lo è stato e lo è, per merito anche mio, che lo ripropongo continuamente al pubblico, il teatro umoristico di Filippo, dei fratelli di Filippo, che si chiamava teatro umoristico perché giustamente l'umorismo è la parte amara, la parte alta della comicità, quella che fa pensare, che fa riflettere, ed era quello il teatro che abbiamo fatto noi di Filippo sempre e che al pubblico è sempre piaciuto molto. Quindi noi non abbiamo mai fatto un teatro digestivo, come si dice, no? Un teatro da intrattenimento. Abbiamo fatto un teatro comico, ma che faceva pensare, che faceva riflettere sui casi della vita, sulla vita di tutti i giorni. Nel frattempo che aspettiamo che si faccia un po' di coraggio, senta, mi dice qual è stato il momento in questi 60 anni e più di teatro, qual è stato il momento più emozionante per lei? Tutte le sere che si leva il sipario è un momento emozionante, un momento dove si scarica l'adrenalina. Quando si prova un'emozione irripetibile, irraccontabile, quegli attimi prima che si levi e si pari, l'artista entra in uno stato d'animo confuso, crede, immagina di non ricordare neanche più la parola di quello che deve dire, se ha la febbre addosso gli passa quello che sapeva. Sì, tante volte noi attori siamo costretti a recitare 38-39 di febbre e sembriamo che stiamo per morire prima che cominci lo spettacolo, poi entriamo in scena e passa tutto. Però appena finisce lo spettacolo, torna la febbre un'altra volta.
quindi il teatro è anche una cura, è anche una medicina a volte. Comunque, l'emozione, almeno per quanto mi riguarda, si ripete sempre, sempre, ad ogni levare di sipario, perché è come entrare nel corpo di un'altra persona. L'attore visita il corpo di un'altra persona, il personaggio che deve interpretare, e quindi è un trasferimento dell'anima, non è cosa da poco, ma alle volte non è facile, è un mestiere abbastanza difficile. Allora, con Edoardo ha lavorato o con Titina? Io ho debuttato con Edoardo, ho debuttato nel 1948 al Teatro Eliseo di Roma nelle Voci di Dentro, una bella commedia di Edoardo. Facevo un personaggio che, guarda caso, si chiamava Luigi. Era una piccola parte, ma molto significativa in quel lavoro così bello, così intelligente. E quello è stato il mio primo ingresso proprio al teatro. Avevo 18 anni allora, ho cominciato un po' tardi, perché la mia aspirazione non era tanto di recitare, quanto di scrivere per il teatro. Io ho scritto e presentato 12 commedie con successo. E fin da ragazzo mi piaceva scrivere, infatti io mi sono sempre definito un attore per necessità e un autore per vocazione. E a quell'epoca pensavo di scrivere con me novelle, romanzi, racconti. Invece mio zio Edoardo mi disse: prova, vieni a recitare con noi, ti piacerà. E così mi incoraggiò. Io poi, ci sono i casi della vita, che la vita è bella perché è misteriosa, e succedono cose che non ti aspetti, altrimenti sarebbe tanto monotono. E io sono stato il primo ascoltatore di Filomena Martorano, perché era il 1945-46 e stavamo a Napoli dopo la liberazione degli americani, e io ero andato a trovare mio zio Edoardo, che abitava in un appartamentino al Bovaro, e andai a trovare, e lui mi aprì la porta e mi disse: ah, vieni un caffè, mettiamoci un caffè, vieni così, ti voglio far sentire una cosa, e lui mi disse: ti voglio far sentire questa commedia che ho appena terminato di scrivere. La commedia era Filomena Martorano, e lui mi lesse tutta la commedia, interpretando tutti i personaggi, maschili e femminili. E fu per me una vera lezione di teatro, che non me la dimenticherò mai. Poi col tempo mi sono chiesto: ma perché poi un attore già affermato da loro, come Edoardo, ci tenne tanto a leggere la sua commedia a me, che come tenevo 15 anni, non è che... Però poi capì che in fondo io ero il suo sangue, il suo nipote. E un artista, quando ha terminato un'opera, freme dal desiderio di vedere che effetto fa, che come il pittore che scopre il quadro, la scultura. Lui, capita io la mattina, lui me la vuole far sentire per avere le mie reazioni, per vedere. Comunque fu per me un privilegio e fu una cosa molto, molto bella. Adesso, in questi giorni, parliamo sempre di un personaggio che ci è tanto simpatico, fra i tanti che ci sono antipatici, che è Papa Francesco. Un personaggio che sembra voler cambiare non solo la storia e il costume del Vaticano, ma del mondo intero, e forse se non lo sparano prima ci riesce. Ho detto questo perché io ho avuto la fortuna di incontrare Papa Pio XII, Papa Pacelli, e il successo di Filomena Martorano fu enorme, grandissimo, tutta l'Italia parlava di questa commedia, di interpretazione di Titina. E il Papa volle anche lui rendere onore a Edoardo, e lo volle ricevere in udienza privata con la sua compagnia e i suoi attori. E lui mi disse: Edoardo, vieni anche tu domani, andiamo alla sua santità. E io fui testimone di questa bella
c'è di noi. Andavamo tutti quanti da Pio XII, ci ricevette in udienza privata, scambiò due parole con Edoardo, con Titina, e poi chiese a Titina, inaspettatamente, di recitare quella preghiera della Madonna delle Rose, che è un brano della commedia di Romeo Mazzolato, molto bello, molto toccante, dove questa prostituta racconta con parole semplici come diventò prostituta e come rinunciò ad abortire e decise di mandare avanti la gestazione di questo figlio. Una scena molto bella. E Titina si sentì rivolgere questa preghiera e rimase un po' stupita perché non se l'aspettava. Comunque si preparò a recitare e disse al Papa: Santità, perdonerete, ma Filomena Maturana è una donna ignorante, è una donna del popolo, si esprime verso la Madonna in dialetto, non conosce l'italiano, e lo fa con semplicità, come se parlasse con una persona di famiglia. E mi ricordo che Pio XII rispose: ma cara signora, ma non è questa la preghiera più bella, quella di un'anima semplice che si rivolge ad una grande anima che è la madre di tutti loro? E con queste belle parole dette il via alla recita di Titina, e questo fu per me un altro ricordo molto molto bello. Un'altra volta mi ricordo che andavo al Quirinale, era il periodo quando si doveva decidere se l'Italia sarebbe rimasta un regno o una repubblica. Voi siete tutti più giovani di me, ma qualcuno si ricorderà quello che è successo, il referendum che aveva coinvolto tutta l'Italia. E allora c'era Umberto al Quirinale, Leo Umberto, il figlio di Vittorio Emanuele III, che naturalmente cercava di fare propaganda al partito monarchico, naturalmente. E allora invitava al Quirinale personalità della cultura, dello spettacolo, insomma, fare un po' gramuina, e invitò anche Edoardo. E anche quella volta andai anch'io con tutta la famiglia. E Umberto, il re Umberto, aveva visto Napoli Meridionale, dove si parlava appunto del dopoguerra, dei guai, il bombardamento, la fama, la prostituzione. E allora, quando vide arrivare Edoardo, gli andò incontro e dice: caro, caro Edoardo, ha visto, ha visto, io so che lei ha scritto Napoli Meridionale, ha visto la nostra povera Italia. E Edoardo rispose: maestro, avete visto che ha combinato papà? Era infatti figlio di Vittorio Emanuele III, che forse, spero che ricorderete ancora, se era scappato, lasciando l'esercito così nelle mani di tedeschi. Maestro, e Napoli, quali sono i luoghi che ama visitare, ritornare a vedere quando torna a Napoli? È in tutta Napoli. È affascinante, Napoli è una grande, meravigliosa cartolina. Purtroppo oggi la città soffre di quello che tutti sappiamo, quindi è bello vederla magari da lontano, senza avvicinarci troppo. È una metropoli che soffre i mali di tutte le metropoli, almeno di alcune. A me, se c'è una cosa che mi fa rabbia nei politici, e quando vogliono far credere che la situazione di degrado napoletano, la disoccupazione, la malavita, gli assassini, le cose brutte, è anche meravigliante. Questo succede in tutte le grandi città del mondo, e non è vero, non è vero. Lasciatevelo dire da chi gira il mondo. Sì, è vero, in tutte le grandi città ci sono la malavita, ma non nella misura napoletana. Qua si eccede, si esagera francamente, si muore esagerando. In altre città anche c'è, non è che un paradiso, dove, ma Roma a 180 km si campa molto, ma molto più serenamente di qua, molto.
Io lo vedo anche da come le signore portano la borsetta in mezzo. Casta, è un segnale. Amici cari, io ho uno spettacolo da fare, ci siamo incontrati simpaticamente, vi auguro tutto il bene di questo mondo che meritate. Ci vediamo a teatro.